Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio, sono tutto sudato, fa un caldo ragazzi incredibile, e perché oggi facciamo un unboxing un po' particolare. Era da un po' di tempo che volevo integrare alla postazione qualcosa di figo, e finalmente, ancora una volta, grazie ai consigli di Mirko De Santis che è riuscito a convincermi a prendere due aggeggini veramente molto 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 interessanti. Quindi adesso facciamo l'unboxing e ovviamente questi vengono da Epilab, ragazzi. Eddie, che è colui che realizza queste meraviglie, mi ha fatto recapitare dopo una decina di giorni dall'ordine. Questo sapete cos'è, ragazzi? Questo è una dash che vi dà praticamente la segnalazione delle bandiere in pista. E vi dico subito, ragazzi, c'è un'alcantara qua sopra che è spettacolare. Ora, io non sono un esperto a livello di stampe 3D, però mi sembra che la qualità sia di gran spessore, proprio molto bella, la bandierina italiana che fa proprio figo. Questo ovviamente da fissare alla mia postazione, e con questo schermino protettivo dei LED che è veramente figo, è proprio bello, bello compatto. Primo scatolo, ovviamente con i cavi che vanno, perché bisogna collegarla a questo connettore a 4 pin, d'accordo? Quindi devo fare attenzione che non manchino pezzi. Questo è per fissarla alla postazione. E questo è il primo. Allora, questo sono andato abbastanza veloce perché diciamo che è quello non meno importante, però la figata è questa. Caro Mirko De Santis, te le mando a te le cambiarica. Eccolo qua, apriamo questa meraviglia, ragazzi. Questa meraviglia che poi ovviamente avremo modo di poter vedere insieme, testare. Ragazzi, mamma mia, che intanto l'imballo è fenomenale. Ovviamente Eddie, professionista del settore, imballatissimo per bene, consegnato oggi. Mamma mia. Allora, Epilab, ragazzi, io vi consiglio, vi metto ovviamente in descrizione tutto quello che vi serve per, insomma, devo strappare qua, tutto quello che vi serve per raggiungere il sito. E Eddie mi ha detto che mi darà anche, metterà a disposizione anche per il canale Team Drivers alcuni codici per avere un po' di scontistica per gli accessori che fanno. Open for a new sim racing experience. Ok, il mio inglese fa schifo. Apri per una nuova esperienza del sim racing. La scatola è spettacolare, ragazzi, cioè proprio un professionale a mille. Guardate qui, questa rappresenta proprio la dash, è proprio bellissimo. Riuscirò a devo aprirlo così. Allora, ragazzi, c'è il porta dash con il mega logo Epilab. E poi ci sono 1, 2 adesivi Epilab. E poi, mamma mia, ragazzi, 21 noni. 21 noni lo dico io, per mamma mia, è bellissima, è enorme, ragazzi, è spettacolare. Aspetta, la devo aprire. È spaziale sta dash. Qui praticamente telemetria, il circuito, mamma mia, che qua alcantara velluto. C'è una placca qua dietro, ragazzi, che è tutta liscia, bella. Qui praticamente questa è la dash di performante, dai, che non me l'avevo detto. Bellissima, con l'etichetta Epilab, mamma mia, spettacolare. Un'entrata HDMI, una USB 8 pin
e una, le vecchie, vabbè, sono qua. Spaziale proprio. Mamma mia. È troppo figa, ragazzi. Non vedo l'ora di agganciarla lì. E poi Eddie mi ha detto: Fabri, ti mando pure gli agganci per la tua V2.5. Il coso per fermare e fare figo i cavi. Ovviamente HDMI e i cavi che vanno con, e in più, eccolo qua, come mi aveva promesso, ma pure la fascetta mi ha messo grande. Ovviamente l'aggancio proprio per la V2.5 come vi ho chiesto. Ragazzi, io non vedo l'ora, adesso non posso perché c'ho da fare, però non vedo l'ora di testarla e ovviamente farvi la mia personale recensione di questo gioiellino. Ovviamente c'è anche la versione un po' meno performante, però io questa qua proprio mi fa impazzire, bellissima. E, ragazzi, rimanete sintonizzati, vedete questo sorriso che ho, se il video di questo unboxing inusuale vi è piaciuto. Lasciate un pollice in su, non esitate a lasciare un commento, iscrivetevi al canale, tanto è gratuito. E noi ci vediamo prestissimo, perché come dicevo la scorsa volta, ancora dobbiamo discutere della P2000, della D performante, della segnalatore delle flag, chiamiamolo così, ammazzerà sicuramente e dice, ma prima come le chiami, le mie dashboard bellissime. Quindi, ci vediamo prestissimo, da Fabrizio è tutto, ciao!